Buongiorno a tutti e bentornati sugli schermi di Casa del Sole TV. Siamo stamani qui con Alberto Benassi, ammiraglio e amico di Casa del Sole. Buongiorno Roberto. Buongiorno Jeff, grazie per l'occasione per rispondere ancora alle mie idee. Dunque Roberto, partiamo da lontano perché ne avevamo accennato già l'altra volta. E ci puoi dire, dal tuo punto di vista, che sicuramente lo sai meglio di noi, quando e come la NATO si è trasformata da uno strumento difensivo a uno strumento di dominio militare su tutto il mondo, direi, non soltanto sull'Occidente? Sì, direi che c'è una data precisa, che è il 1990. E tu sai che nell'89 l'impero sovietico ha cominciato a scricchiolare, poi la bandiera sovietica è stata mainata definitivamente sul Cremlino la notte di Natale del 1991. Però c'era successo prima una cosa molto importante. Dunque, facciamo un attimo passo indietro. Siamo nell'89. A Berlino Est scoppiano delle grosse dimostrazioni e non tanto, guarda, questo te lo posso assicurare, io conosco bene la Germania, non era tanto per rinunciare al socialismo, ma rendere il socialismo un po' più con la faccia umana. Ecco, diciamo, ripeto, non erano assolutamente delle manifestazioni che volevano sovvertire l'ordine, volevano soltanto che il socialismo avesse un volto più umano. E queste manifestazioni sfuggono un po' di mano alla polizia di Berlino Est, e a questo punto, ci sarebbe il pericolo che l'Unione Sovietica intervenga con i suoi carri armati, come già d'altra parte aveva fatto in Ungheria, in Cecoslovacchia e anche Berlino, già, se ben ti ricordi, nel 1956. Non lo fa. Non lo fa perché c'è un certo signore, che conosciamo benissimo, chi era Mikhail Gorbaciov, il quale aveva avviato una riforma del sistema sovietico. E questo signore non si rendeva conto che il sistema sovietico era come una diga. E se tu da una diga cominci a togliere un mattone qui e un mattone là, la diga a un certo punto crolla. Quindi l'Unione Sovietica in quel momento è in piena crisi di identità. Allora che cosa succede? Lui non manda i carri armati. Perché non manda i carri armati? Non manda i carri armati perché con dei colloqui con le massime autorità americane, parliamo di James Baker, che era il segretario di Stato, lui dice che non manderà i carri armati e in cambio la NATO deve impegnarsi a non spostarti di un pollice verso l'est. Non c'è nulla di ufficiale come documenti, però c'è la registrazione di questo colloquio. Si sente benissimo James Baker che assicura Mikhail Gorbaciov che la NATO non avanzerà di un centimetro verso l'est. Questo in effetti poi rimane vero fino al 1999, comunque è chiaramente un inganno perpetrato ai danni dell'Unione Sovietica, che ormai è morente, e ripeto, nella notte di Natale del 1991 la bandiera sovietica viene per l'ultima volta, suscitando una forte emozione, credo, nel mondo, per l'ultima volta dal Cremlino. Allora, che cosa succede? Succede che, crollato il patto di Varsavia, che dal 1955 univa i paesi dell'Est Europa nei confronti della NATO, che era stata fondata, come tu sai benissimo, nel 1949, si è a una svolta. In questo momento gli Stati Uniti. E quando dico NATO vuol dire Stati Uniti, e quando dico Stati Uniti vuol dire NATO, c'è cioè una completa identità. Grazie Ecco, per la precisazione. questo l'ho preciso subito. E faccio una piccolissima parentesi. Nei 3 anni in cui io sono stato all'ambasciata italiana al Consiglio Atlantico, dal settembre del 78 al settembre dell'81, come consigliere per gli armamenti navali e gli affari scientifici, partecipavo abbastanza spesso a queste riunioni plenarie del Consiglio Atlantico,
e non c'è mai stato una volta in cui un paese europeo ha avuto il coraggio di dissentire dal parere americano. Questo deve essere ben chiaro. Deve essere ben chiaro, perché c'è qualcuno anche fra i politici di governi passati che ha parlato di parlamentizzazione della NATO, di democrazia. Sì, questo è assolutamente ridicolo. Questo è assolutamente ridicolo. La NATO, tutti i comandi militari della NATO, tutti i comandi militari della NATO sono americani e vengono scelti e nominati personalmente dal presidente degli Stati Uniti. Tutti i comandi militari della NATO sono americani, al 100%. Poi naturalmente su qualche operazione particolare, come c'è stato anche un italiano che era stato in Afghanistan, eccetera, ma sono tutte cose particolari che hanno una brevissima durata e comunque sempre sotto comando americano. Questo deve essere chiarissimo. Allora, che cosa succede? Succede che gli americani sono l'unica potenza rimasta. Allora possono seguire due strade. Facciamo un piccolissimo passo indietro. C'era un duro come presidente degli americani, che era un certo Ronald Reagan, che non poteva certo essere accusato di simpatie per l'Unione Sovietica. D'altra parte c'era Mikhail Gorbaciov. Tu sai che si riuniscono in Islanda e fanno una cosa molto importante. Il trattato IFN, cioè Intermediate Nuclear l'armamento nucleare a medio raggio, Intermediate Nuclear Weapons. Da allora, cui Trump si è ritirato, fra l'altro. Ecco, esattamente. Allora, con questo IFN, chiamiamolo con i nomi italiani, i missili a medio raggio in Europa dovevano essere lentamente ma sicuramente smantellati. Attento bene, quelli di terra, quelli sui sommergibili, invece quelli in aria, quelli continuati. Comunque erano un grosso passo avanti. Allora, si poteva andare avanti su questa strada. Con la Russia, che non era più l'Unione Sovietica, si poteva continuare a trattare sul disarmo. Oppure c'era la possibilità che gli americani dicessero: bene, noi siamo l'unica potenza a livello mondiale e il mondo deve fare quello che vogliamo noi. E purtroppo gli americani hanno scelto la seconda strada. Io come europeo ho un peso sul cuore, la totale irrilevanza della Europa. Allora, come ti dicevo, in quei 3 anni in cui ero all'ambasciata italiana al Consiglio Atlantico, per alcuni mesi, prima ho avuto un ambasciatore, poi gli ultimi mesi li ho fatti con una persona straordinaria, che è Sergio Romano, una persona di grande spessore, che tra l'altro era stato anche ambasciatore italiano a Mosca, ma di estremo spessore dal punto di vista intellettuale, veramente una persona. Bene, lui ha scritto nel 2004, quindi 18 anni fa, questo libretto che si chiama Il rischio americano. Allora ti leggo poche righe per dirti il suo pensiero. Credo che il fatto più grave di questi ultimi mesi, più grave per molti aspetti degli attacchi alle torri, sia l'irrilevanza dell'Europa. Nella nuova fase della politica internazionale, iniziata dopo l'11 di settembre, e sull'11 settembre potremo parlare per anni, l'Europa è stata assente o insignificante. Gli Stati Uniti hanno agito da soli, con arroganza imperiale, anche perché l'Europa non ha parlato e non ha agito con l'autorità di cui potrebbe disporre. Il rischio americano è soltanto un altro volto dell'impotenza europea. Cioè l'Europa in maniera vergognosa ha rinunciato a qualunque peso che potesse portare qualche più chiaro di così anche. Non poteva essere. Ecco, esattamente. Allora faccio un'altra piccolissima considerazione. Io sono vecchio, sono quasi 82 anni, quindi ne ho viste di cotte e di crude. Ma io vi ricordo che quando andavo a scuola, a quell'epoca c'era ancora la geografia insegnata nelle scuole. Per fortuna. Diceva l'Europa è quella porzione di mondo che va dall'Atlantico agli Urali. Dall'Atlantico agli Urali.
Perché questa è una unità di popoli, chiamiamoli europei. I russi ovviamente sono europei. C'è qualcuno che cerca di farli passare come asiatici, ma ovviamente sono europei. E allora tu pensa, come diceva una persona di grandissimo spessore, che era un certo Martin Luther King, I have a dream, io ho un sogno. Io ho un sogno di un'Europa unita, dall'Atlantico agli Urali, in pace, in cui ogni governo agisce come vuole, magari dentro un frame di unione europea, più che altro economica, e soprattutto il fatto che all'est ci sono le materie prime che mancano all'ovest. All'ovest ci sono le tecnologie per utilizzare al meglio queste materie prime. Sai chi aveva capito tutto questo? Una certa Angela Merkel, una grandissima statista, che stranamente... Tant'è che l'hanno fatta fuori alla fine. Bravo, ecco, stranamente è stata, non so se costretta o meno, a lasciare il potere. E ha dato su un certo Scholz, una creatura, un personaggio assolutamente insignificante. Io sono tornato adesso dalla Germania. E viene considerato in un lato che è un portavoce di altri poteri. Quindi, ripeto, purtroppo l'Europa ha completamente rinunciato alla funzione che potrebbe invece svolgere. Tu pensa che un'Europa unita dagli Urali all'Atlantico ci sarebbero quasi 500 milioni di abitanti. Tu pensa a una Europa indipendente dagli Urali all'Atlantico, quale potenza rappresenterebbe nella politica mondiale, con quasi 500 milioni di abitanti, in pace, in cui ogni governo segue la strada che vuole, però in un tutto ben delimitato. Ecco, noi abbiamo completamente rinunciato a tutto questo. E io mi si sono drizzati i capelli in testa, scusa se naturalmente è un'affermazione che fa ridere, quando io ho sentito la nostra prima ministra qualche giorno fa, che dopo aver parlato con Jens Stoltenberg, che è il segretario generale della NATO, che non ha nessun potere, sia me che ha decisionale, comunque rappresenta, diciamo, in qualche modo, è un portavoce della NATO autorevole, la quale ha detto che dopo aver parlato con Jens Stoltenberg si è resa conto che la sicurezza e la prosperità dell'Italia dipendono dalla NATO. Ma tu ti rendi conto? Io non so se la gente che parla si rende conto del significato delle loro parole. Infatti stiamo prosperando molto. Ah sì. Sicurezza da chi? Ora, ti ricordi, guarda, gli americani sono molto in gamba. Io ci ho vissuto negli Stati Uniti, tu li conosci meglio di me. Sono estremamente in gamba gli americani, perché hanno degli obiettivi e li perseguono fino al raggiungimento della loro implementazione. Allora, che cosa succede? Succede che appena la Russia ha fatto quell'errore per me gravissimo di attaccare l'Ucraina, perché evidentemente è ridicolo pensare che un paese con 180.000 soldati attacchi un paese di 40 milioni di abitanti. Ora, farando una piccolissima parentesi, se lui avesse mai letto quello che diceva un certo Win Jap, sai chi era Win Jap? Te lo ricordi probabilmente. Era il comandante dei Vietnam, Vietcong, quelli che hanno accacciato a pedate gli americani dal Vietnam, il quale disse, ma era una cosa che conoscevano benissimo anche i nostri partigiani, che un movimento partigiano in un ambito che non sia, in un ambito geografico e politico che non sia favorevole al movimento del partigiano, non ha nessuna possibilità. Quindi lui probabilmente pensava che entrando in Ucraina sarebbe stato accolto con il lancio di petali di rose. Invece ha preso questa batosta terribile. Forse. Va bene, comunque, lasciamo parte. Io non voglio parlare della guerra in Ucraina. Se un giorno vorrai ne potremo parlare forte. Dimentichiamoci la guerra in Ucraina. Allora, comunque, quello che mi ha colpito è che appena la Russia ha attaccato l'Ucraina, subito si è sparsa la voce: ah, i russi attaccano l'Europa. Allora, una piccola considerazione. La Russia, per i propri armamenti, ogni anno spende circa 60 miliardi di euro. Sai quanto ne spende l'Unione Europea?
quattro volte tanto, 240 miliardi. Ora, è talmente ridicolo l'idea che la Russia possa attaccare l'Europa, però è stata subito sfruttata con la Svezia e la Finlandia, che facendo degli errori politici per me inspiegabili vogliono entrare nella NATO. Per fortuna li hanno fermati i turchi. Ma soprattutto la Germania ha tirato fuori 104 miliardi per riarmarsi. Attenti bene, perché una Germania riarmata, insomma, abbiamo qualche cattivo ricordo del problema. Sì. Ma soprattutto il Parlamento italiano in una notte, che poi praticamente non si è saputo, ha portato le spese per la cosiddetta difesa da 207 a 300, a 36, scusa, da 27 a 36 miliardi di euro, 9 miliardi in più, decisi in una notte. Ma sai per far cosa? Per comprare armi americane, i famosi F-35, che ci costeranno un pozzo enorme di miliardi di euro. Noi adesso, con l'Italia che spenderà il 2% del PIL, come ordinato dagli americani, dal nostro caro Biden, spenderemo 100 milioni di euro al giorno. Con 100 milioni di euro al giorno. Non dico altro. Io penso che chi ascolta possa trarre lui le considerazioni opportune. E poi la prosperità. La prosperità dell'Italia dipende dalla NATO? La prosperità della NATO che ha rinunciato al gas, non è vero, in effetti non è vero, perché il gas che prima arrivava con i gasdotti, adesso arriva con le navi che portano il GNL, il gas naturale lubrificato, che viene, è un paradosso, perché anche in termini di inquinamento è una cosa del ma certo una cosa adesso poi ecco ti dirò un'altra piccolissima cosa. Allora, noi pagheremo 5 volte tanto, non parliamo di quello americano che costerà una cosa incredibile, pagheremo 5 volte tanto il gas russo che adesso lo prendiamo liquefatto, e quindi tutto quello che questo comporta. Allora, scusa, chiudo la parentesi, perché tu hai accennato ai problemi ambiente. Allora, parliamo del gas americano, che viene prodotto tra l'altro con questo metodo criminale che distrugge completamente il territorio, che è lo shaking, sai benissimo di cosa si tratta. Allora, succede questo, che il gas russo ha circa 27 grammi di anidride carbonica per kilowattora. Quello americano ne ha 85, quindi è 3 volte peggiore per l'ambiente di quello russo. E questo sarebbe il nostro... Noi andremo, l'Italia è sull'orlo del baratro, economicamente è sull'orlo del baratro. E nei quindi prossimi lo possiamo mesi, dire, Roberto, che l'irrilevanza dell'Europa non è soltanto una questione militare e politica, no, ma è soprattutto economica, perché è economica. Non ha voce in capitolo. Ma sai cosa succederà, Jeff? Succederà che quello che aveva già iniziato il signor Draghi, cioè la privatizzazione e la vendita e la svendita dei nostri gioielli, si tradurrà nella svendita a prezzi vergognosi delle poche cose che ci rimangono a queste multinazionali. Si possono anche collegare forse le due cose, perché nel 1990 la NATO ha cominciato a cambiare, nel 1992 Draghi è salito su quella nave per svendere l'Italia. Perché è uno di loro. la JP Morgan, eccetera, eccetera. Ma è chiaro, è tutto un mondo che adesso ci sta portando alla rovina. E allora vedrai che, pur spendendo 100 milioni di euro al giorno, non ci saranno i soldi per la cassa integrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io credo che sia tutto un piano studiato a tavolino questo. I tedeschi cosa hanno fatto? Siccome se i soldi ce l'hanno, perché loro avevano questo surplus che era vietato dalla Comunità Europea, questo enorme surplus di 50 miliardi all'anno, nei confronti della Cina e della Russia, di cui esportavano. Infatti Scholz 10 giorni fa è andato in Cina per cercare di mettere una pezza
tu sai che l'economia tedesca, che era estremamente forte, era, estremamente, era. Si basava su tre pilastri. Sul gas russo. Uno, si basava. Il gas russo svenduto a prezzi bassissimi. Il commercio internazionale, per cui potevano esportare senza dazi in tutto il mondo, e soprattutto i fortissimi legami con la Cina. Adesso il gas russo non c'è più, grazie agli inglesi, che probabilmente sono degli inglesi a distruggere lo Stream 2. E, sono stati accusati direttamente inglesi e sì, assolutamente. Stati Uniti. Allora, che cosa succede? Succede che la Germania di soldi ce n'ha tanti. E allora ha tirato fuori 200 miliardi per aiutare le loro imprese. Allora, tu pensa all'industria tedesca, che continuerà a prosperare come prima. Tutte le altre industrie, comprese naturalmente quelle italiane, che stanno andando a remengo. Ecco, questa è la prosperità che noi abbiamo dalla NATO. Quindi, che una prima ministra faccia delle affermazioni del genere, che nessuno abbia il coraggio di dire: ma che cavolo dici? Per me è assolutamente incomprensibile, o meglio, è comprensibile, ma tenendo presente dei fatti che non sono in discussione. Insomma, siamo una colonia, punto e basta. Bene, spero di avere in parte risposto alla tua domanda. Assolutamente sì. E qui siamo a cavallo di varie provocazioni. E ce n'è stata una pochi giorni fa. Fra l'altro Biden, immediatamente dopo l'incidente, chiamiamolo l'incidente polacco, ha subito detto: pare incredibile che i missili siano partiti dalla Russia. E infatti sembra che non siano partiti dalla Russia. Però quella della Polonia ormai è stato definito un problema, diciamo, è avvenuto un problema e non è stato, è avvenuto un incidente, scusa. Però il livello di provocazioni sta aumentando in modo molto evidente. Dal punto di vista militare, secondo te è plausibile che potesse essere un missile russo, visto che loro hanno detto, fra l'altro, che non hanno sparato a niente che fosse più vicino di 35 chilometri da quella frontiera? Dunque, guarda, Biden, quando ha saputo del... Io non sono intimo di Biden, ma sono sicuro che sia successo questo. Appena saputo di quello, l'hanno svegliato alle 3 di notte, infatti lui era abbastanza arrabbiato. Quando gli hanno riferito il caso, lui si sarà sicuramente messo subito in comunicazione con i comandi militari. Perché i comandi militari? Perché gli americani hanno la possibilità di tracciare tutti questi missili che vengono lanciati, sanno benissimo da dove partono e da dove arrivano. Certo. Allora gli avranno detto: guarda che questo missile è sicuramente un missile ucraino antimissile, che probabilmente ha colpito o ha mancato, comunque è precipitato in territorio polacco, ma la Russia in questo caso non c'entra niente. Naturalmente la nostra Presidente del Consiglio ha subito detto: sì, ma è comunque la responsabilità della Russia, perché ha attaccato l'Ucraina. In una zona desertica, fra l'altro, ecco. Però guarda caso ha colpito l'unico trattore che c'era, l'unica fattoria che c'era. Che tra l'altro è una fattoria italo-polacca. Ecco. Bene, comunque, guarda, purtroppo è subito scomparso da Facebook, però io questa mattina ho letto la dichiarazione ufficiale del sindaco di Lublin. Ora, Lublin, una città polacca che io conosco bene, perché alla periferia c'è Majdanek, che dopo Auschwitz era il peggiore campo di annientamento nazista. Bene, il sindaco di Lublin, mi spiace di non poter leggerlo perché, ti ripeto, è subito scomparso da Facebook, ha detto che questa è una provocazione ucraina, che vogliono fare in tutti i modi entrare la NATO nella guerra, cioè che la NATO combatta praticamente per loro. Insomma, capisco benissimo le sue intenzioni, però speriamo ovviamente che sia sparito soltanto il post, no? Che non sparisca anche il sindaco. Ecco, no, conoscendo i polacchi, guarda, ma mi piace molto la Polonia. Io come camperista l'ho girato in lungo e in largo, ho visitato tutte le città, sono città bellissime, ricostruite con i nostri soldi.
perché i polacchi sono molto in gamba e allora riescono a spendere al 100% i fondi che l'Europa mette a disposizione. Parentesi, l'Italia, la regione più in gamba è la mia, l'Emilia Romagna, che spende il 30%. Al sud non spendono un centesimo. Tu pensa che adesso per il PNRR, e spererei di essere smentito, ma non credo perché sono dati ufficiali, la Sicilia ha presentato, credo, 19 progetti e sono stati tutti bocciati. Ecco, questo ti dice il paese Italia quanto riesce ad approfittare dei fondi europei. Va bene, allora, che cosa ha detto questo sindaco? In un discorso piuttosto lungo, ma comunque il sunto è questo: è una provocazione ucraina, e pare che ce ne siano state delle altre. Addirittura io leggevo che pezzi di missili ucraini sono cascati anche in Romania, addirittura uno pezzo è arrivato in Croazia. Però la colpa è ufficialmente della Russia. Io non difendo la Russia, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, non attacco e non difendo nessuno. Ma questo è un discorso di dati oggettivi. Parliamo però di dati. Questo è un dato obiettivo. Il sindaco di Lublin ha detto che questa è una provocazione ucraina. Punto. Cosa vuoi che dica, caro Jeff? È una situazione assurda. Io credo che gli americani abbiano finalmente capito che hanno puntato un po' sul cavallo sbagliato. Infatti pare che Biden, questo era scritto anche sul giornale americano, il New York Times, abbia più o meno mandato a quel paese Zelensky, il quale chiedeva addirittura che le forze della NATO impedissero i voli russi o gli attacchi russi, insomma chiedeva che la NATO entrasse ufficialmente in guerra. Quindi si sta continuando a chiedere una no-fly zone. Esattamente. Pare che Biden si sia arrabbiato, l'ha mandato a quel paese. Questo lo riferiscono i giornali americani. Ma io direi, non vorrei parlare di questo. Allora, io vorrei parlare della NATO. Allora, la NATO come si è espressa? Si è espressa subito. Nel 1990 è scoppiata la prima guerra irachena. Perché è scoppiata? Lo sappiamo benissimo, la storia del Kuwait, eccetera, eccetera, eccetera. Le panzane di un certo generale americano, che era diventato ministro degli esteri, il quale parlava di queste armi terribili di distruzione di massa, eccetera, eccetera. Allora, teniamo presente una cosa. Power. Perché gli americani pensavano che ci fossero queste armi, che poi non assolutamente non sono mai state trovate? Perché loro avevano fomentato una guerra spaventosa degli anni 70, che era la guerra tra Iran e Iraq. Perché? Perché l'Iran si era liberato da quel gentiluomo che era lo Shah di Persia, che praticamente aveva svenduto l'Iran all'Inghilterra e agli Stati Uniti, svendendo il loro petrolio. E naturalmente questo non era andata giù all'ASO, alla British Petroleum, eccetera. E allora bisognava far fuori il nuovo regime iraniano. Dico regime, non dico governo, dico regime, perché è un regime, c'è poco da fare. Otto anni di guerra con milioni di morti da una parte e dall'altra, una guerra spaventosa. Bene, allora chi è che aveva fornito le armi all'Iraq? Era stato gli americani, i quali probabilmente hanno loro anche dato armi di distruzione di massa che sono stati usati, ma per far fuori i curdi. Quando gli americani hanno attaccato l'Iraq, in effetti queste armi praticamente non c'erano più perché le avevano usate tutte nei confronti dei curdi, su questo non ho dubbio. Allora, noi pensiamo, poi naturalmente c'è l'inganno della Albright che dice a Saddam Hussein: non ti preoccupare, le questioni vostre ve le dovete risolvere da voi, noi non vogliamo invece poi. È stata una trappola vera e propria. E allora è cominciata questa guerra, che è molto indicativa, perché noi pensiamo che il soldato americano
Arrivi dando cioccolatini ai bambini, sigarette agli adulti. Sì, è un bonaccione che arriva per liberare. Hollywood ci ha fatto credere questo. Ecco, bravo. Sì. Allora, io ti leggo soltanto una cosa scritta ufficiale, un documento ufficiale, perché parlano degli ufficiali americani. Scusa un attimo. Allora, nessuno sa... io cito questo libro, Guerra nucleare, di Manlio Dinucci, che è un mio carissimo e stimatissimo amico. Nessuno sa con esattezza quanti siano stati morti iracheni nella guerra del 1991. Secondo una stima, circa 300.000, tra militari e civili, sicuramente molto di più. Allora, il Wall Street Journal riporta che le forze terrestri alleate, mentre avanzavano, usavano i bulldozer per seppellire migliaia di nemici vivi nelle trincee. Allora, adesso è una dichiarazione ufficiale di un colonnello americano che partecipava a questa base. In un'intervista, il colonnello Anthony Moreno e altri militari statunitensi confermano che migliaia di soldati iracheni sono stati sepolti vivi nelle trincee con dei carri armati, trasformati in bulldozer applicando nella parte frontale grosse lame dentate. E adesso parla questo colonnello. Ponendo i nostri mezzi a cavallo delle trincee, era possibile ricoprire in poche ore migliaia e migliaia di fossati. Gli iracheni non avevano scampo. Se uscivano dalla trincea, venivano spazzati via dal fuoco dei blindati che avanzavano. Se restavano dentro, venivano sepolti dai carri armati bulldozer. Al termine dell'attacco, dalle trincee ricoperte spuntavano braccia e gambe degli iracheni sepolti vivi. Questo è l'etica americana. L'etica degli Stati Uniti, sì. Bravo. Ma questo è niente. Che accusa tutti gli altri di crimini di guerra, peraltro. Allora, che cosa succede? Succede che noi, dico noi perché c'eravamo anche noi, ti ricordi Cocciolone? C'eravamo anche noi, e come? Che cosa abbiamo bombardato? Abbiamo bombardato tutti i sistemi di potabilizzazione dell'acqua. Ora, l'Iraq è un deserto, pieno di petrolio, ma un deserto. Ci sono due fiumi, l'Iraq e il Tigre e l'Eufrate, con acqua ovviamente limacciosa. E allora ci devono essere delle grosse stazioni in cui prendono l'acqua e la rendono potabile, e quindi la popolazione può berla. Allora, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo prima distrutto completamente tutte queste stazioni di pompaggio e che rendono potabile l'acqua. Dopodiché ci sono state le sanzioni. Con le sanzioni abbiamo impedito che arrivassero in Iraq qualunque mezzo di potabilizzazione dell'acqua. Sa che cosa ha comportato questo? Te lo dico, questo allora è una dichiarazione dell'UNICEF. No, tanto per capirci con chi stiamo parlando, right. Se no pensiamo sempre al chewing gum e alle sigarette. L'UNICEF, per bocca del dottor Ampama Rao Singh, denunciava ufficialmente nel luglio del 2000 che circa 500.000 di bambini iracheni sotto i 5 anni sono morti dall'imposizione delle sanzioni ONU. 10 anni fa bambini che in condizioni normali non sarebbero morti. Quindi abbiamo noi occidentali, noi NATO, la morte di 500.000 bambini iracheni, morti di tifo. Cosa vuoi che ti dica, Jeff? Io di fronte a queste cose rimango, non so, sconcertato, non so, schifato. Ecco, forse schifato è la parola giusta. Schifato è il termine giusto, ma ciò che poi salta agli occhi è che da una parte ci sono delle, tornando anche, perché questo è assolutamente utile da sapere, bisogna conoscere esattamente con chi abbiamo a che fare. Questa era la prima guerra in Iraq, quindi subito dopo il cambiamento, diciamo il peggioramento dello statuto della NATO e del comportamento della NATO. Poi adesso sembra che da una parte gli Stati Uniti stiano un po' mandando a quel paese Zelensky, ma allo stesso tempo la Casa Bianca ha chiesto ieri o l'altro ieri al Congresso 37 miliardi di dollari per un ulteriore aiuto. Ma certo, allora, sai quanto è il budget delle forze armate americane? Tra l'altro loro ricorrono a un escamotage.
perché le armi nucleari non vengono pagate dal Ministero della Difesa, ma vengono pagate al Ministero dell'Energia. Quindi sono su un altro capitolo di spesa. Allora, il nostro caro Joe Biden aveva chiesto un budget di 1.200 miliardi di dollari. Sì. I lobbisti che sono molto attivi, naturalmente i lobbisti, tu sai che c'è questo connubio militare industriale in America, quello che poi comanda, c'è poco da fare, che con queste cifre è chiaro. Quello di cui, allora, fa parte, di cui ha sempre fatto parte anche il nostro attuale ministro della difesa. E come no, è come era un lobbista delle industrie degli armamenti, quindi figurati. Allora, che cosa succede? E qui i lobbisti sono da fare, e gli stanziamenti americani per quest'anno per le forze armate sono 1.500 miliardi di dollari. 1.500 miliardi di dollari. Cosa vuoi che ti dica? È chiaro che nessuna potenza militare attualmente può opporsi al volere degli Stati Uniti, non vi dubbio. La Cina comincia, io quando parlo di Cina naturalmente non dobbiamo pensare, a una potenza che si oppone agli Stati Uniti, ma anche la Cina adesso c'hanno delle, come dire, dei controlli dei propri cittadini, che è una cosa allucinante, questo riconoscimento facciale terribile. Quindi tutto sommato, guarda Jeff, io ti devo dire una cosa in tutta amicizia: io sono ben lieto di vivere in questa porzione di mondo, perché vedi, noi siamo liberi di esprimere le nostre opinioni e non abbiamo paura, quasi, più o meno. Il punto è questo, che le nostre opinioni non interessano, non hanno nessun peso, questo e per questo ce le lasciano dire. Però vedi, io esprimo queste mie opinioni fortemente anti-NATO, però le esprimo sicuro che domani mattina non arriva né il KGB, né la Stasi, né l'FBI o qualunque altro ad arrestarmi, e questo naturalmente è un fatto che io riconosco come positivo. Il fatto che noi possiamo dire quello che vogliamo, tanto non cambia assolutamente nulla. Quando si va a votare, per chi voti, poi cosa succede dopo? È la morte della democrazia, non vi dubbio, è la morte della democrazia. Va bene Jeff, ma non è soltanto la guerra contro l'Iraq. Vedi, c'è una guerra di cui nessuno ha mai parlato, perché è successo, che è la guerra in Libia. Allora, perché? Allora, intanto ricordiamoci il cavaliere Berlusconi. Ti ricordi quando Gheddafi è venuto a Roma, ha fatto piantare le sue tende, quella specie di bacio della mano che gli ha fatto il buon Silvio? Il cavaliere Berlusconi, che non è certo nelle nostre simpatie, però fu l'unico che si opponeva alla guerra. Beh, molto in teoria, caro Jeff, perché parliamoci chiaro. Adesso io ti dico i tre motivi fondamentali della guerra di Libia, di cui nessuno parla, di cui nessuno ha mai parlato. Noi, era la primavera araba, no? Facciamo, esportiamo la democrazia. Allora, sì, Libia, che noi, noi le chiamiamo rivoluzioni colorate, perché sì, sono rivoluzioni colorate. Va bene. Allora, sempre prendendo questo libro fondamentale, La guerra nucleare del mio amico carissimo Mario De Nucci. Perché è scoppiata la guerra di Libia? Allora, vabbè, adesso saltiamo la parte militare, che è molto importante. Prima c'era la base di Willows, che era la più grande base per l'aeronautica militare in Africa. A un certo punto Gheddafi li caccia via, vabbè. Ma il fatto è assolutamente fondamentale, il fatto economico. Allora, teniamoci presente. C'era il tentativo di Gheddafi di svincolare completamente l'industria petrolifera dal Fondo Monetario Internazionale, che li soffocava completamente. Allora, che cosa ha fatto? E questo è molto importante, sono poche righe.
parli di altri motivi, ma soffermiamoci su questo. Ancora più importanti sono stati gli investimenti libici nella realizzazione dei tre organismi finanziari varati dall'Unione Africana: la Banca Africana di Investimento, con sede a Tripoli, il Fondo Monetario Africano, con sede a Yaoundé, nel Camerun, la Banca Centrale Africana, con sede ad Abuja, in Nigeria. Lo sviluppo di tali organismi potrebbe avrebbe permesso ai paesi africani di sottrarsi, almeno in parte, al controllo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, strumenti del dominio neocoloniale, indebolendo il dollaro e il franco CFA. Il franco CFA è una porcheria. Grazie per aver precisato questo, Roberto. Ecco, la moneta che sono costretti a usare 14 paesi africani, ex colonie francesi, i quali devono depositare il 50% delle loro ricchezze nella Banca Nazionale Francese. Questi sono i nostri amici, i nostri fratelli, anzi, i cugini oltre Alpe, sì. Ecco perché è scoppiata la guerra. caro Jeff, ma io ricordo quella che... Io ho bene in mente, penso anche tu Roberto, l'espressione di Hillary Clinton quando ha detto siamo andati, abbiamo visto, è morto. Mi ricordo il ghigno un po' anche diabolico, mi verrebbe da dire. Sì, sì, ma la Albright non era molto meglio. No. Ma la guerra che mi disgusta di più, anche perché c'è coinvolto... una certa persona di altissimo, anzi il top direi, 1999. Allora c'era un certo Clinton, il quale decide la NATO, che già nel 92 eccetera, nel 95 con le guerre balcaniche aveva distrutto la Jugoslavia, perché è stata un'operazione varata e portata avanti dalla NATO, la distruzione della Jugoslavia politica, ma quello che manovrava dietro era la NATO, e quindi gli Stati Uniti, che non volevano una Jugoslavia, perché il loro obiettivo era creare nei Balcani delle basi militari in funzione antirussa. Su questo non vi dubbio. Allora, il Kosovo, ti ricordi? Il Kosovo, certo, a un certo punto c'è l'UCK che pare che sia stato armato e preparato militarmente, in parte anche qui vicino a casa mia, Kandarmi. Bene, dove poi anche il battaglione Azov, no? Conosce bene Kandarmi, e come no. Allora, che cosa fanno questi signori? Questi sovvenzionano questi UCK, questi patrioti albanesi che vivevano nel Kosovo, che era una regione, e forse lo è ancora, serba, anzi la patria della serba, no? come Kiev è la patria della russità, la battaglia di Polie del 1386, di Kosovo-Polie. Allora, che cosa fanno questi UCK? Scoppia il termine volgare, il casino. la gente, i serbi e gli albanesi cominciano a ammazzarsi, eccetera, eccetera. E chi arriva? Arriva la NATO. Questa è la prima guerra ufficiale NATO, quindi è una guerra iniziata dalla NATO. Quindi altro che l'articolo 5, famoso articolo 5. Va bene, allora che cosa succede? Clinton chiede all'Italia di mettere a disposizione le basi italiane. Facciamo un passo indietro. Prima che fosse presa questa decisione, il presidente del Consiglio era un certo Prodi, il quale aveva Bertinotti, eccetera, eccetera. E Prodi questa autorizzazione forse non l'avrebbe data. Allora che cosa facciamo? C'era stato un inciuccio, e Prodi è stato messo giù ed è venuto fuori il compagno D'Alema. Il compagno D'Alema, questo te lo leggo perché poi finisco perché sennò ti tedio. Allora, che cosa? Tiriamo fuori il compagno D'Alema. Il compagno. Dunque, il passato est. Il rappresentante della sinistra italiana. Sì, veramente una bella sinistra, sì, veramente. Fra l'altro, in Albania adesso mi risulta che
stiano formando l'esercito di Mujahideen, cioè l'esercito di terroristi islamici. Che sì. No, intanto, una cosa fondamentale è che quando è finita la guerra contro la Serbia, in cui abbiamo fatto veramente delle cose atroci, bombardando con l'uranio impoverito, eccetera, e gli americani hanno subito costruito la loro più grande base nei Balcani, proprio lì nel Kosovo, Burgenstiel, un nome del genere. Va bene, purtroppo il nome, no. Va bene, allora che cosa ha detto il nostro compagno, il compagno D'Alema? Sai chi c'era nel governo, tra l'altro? Un certo Mattarella, vicepresidente del Consiglio e Ministero della Difesa. Ministro il quale della Mattarella, Difesa. Il quale Mattarella, tra l'altro, ha fatto fare coniare due anni fa una medaglia per i 75 anni di pace o 75, in Europa. Cioè le guerre nei Balcani non sono state combattute dal 92 in poi, non sono state combattute in Europa, no? La guerra del Kosovo non è Europa, è un altro pianeta, lontano, una galassia lontana. Allora, il nostro caro D'Alema ha chiesto il privilegio di partecipare alle azioni militari con 54 nostri aeroplani che hanno bombardato con l'uranio impoverito la Serbia, stanno ancora morendo adesso di cancro. Siamo stati noi che abbiamo bombardato la Sastava, che era l'unica grande. Bene, allora il compagno D'Alema alla fine è andato nella base di Amendola, dove c'erano i nostri aerei, e ha detto che questa è stata una grande esperienza professionale ed umana da parte dei nostri piloti. Cioè il bombardare la Serbia è stata una grande esperienza umana e professionale da parte dei nostri piloti. Questo è un comunista, questo l'ha detto un comunista. Io le avrei subito, se fosse stato Berlinguer, non so cosa avrebbe fatto al compagno D'Alema. Bene, questa è veramente un totale asservimento europeo nei confronti dei interessi altrui. Il fatto che l'Italia, che l'Europa sia serva della NATO è un totale sovvertimento degli interessi nazionali. Cioè noi facciamo gli interessi degli americani, i quali sono in gamba, ci hanno completamente colonizzato. Ci hanno completamente colonizzato con 120 basi americane più 20 segrete, più quei 5 che ti ho detto, e con la presenza di 12.000 soldati americani in Italia. Perché le 5 basi, ricordami quali sono allora, basi considerate importanti a livello mondiale. Aviano è una base americana, punto e basta, territorio americano, dove ci sono almeno 5, almeno, ma ce ne saranno sicuramente di più perché i turchi da Incirlik li hanno buttati fuori. E le loro teste nucleari sono arrivate da noi. Tra l'altro queste nuove bombe B-61-12 che sono micidiali. Vabbè, lasciamo. Quindi Aviano, quello è territorio americano. Poi c'è Ghedi, vicino a Brescia. Aviano attualmente in Veneto e Venezia Giulia. Allora ti faccio ridere. Hanno chiesto a Zaia, presidente del Veneto, dice: ma qui abbiamo, ma se arriva il missile russo nucleare, dice: ah, non c'è problema, abbiamo già un piano di distribuzione di pillole di odio alla popolazione. Questo è il livello dei nostri. Poi c'è Ghedi vicino a Brescia, dove ci sono anche lì almeno altre 20 testate nucleari, che noi abbiamo firmato il patto di non delle armi nucleari. Qui ci siamo impegnati a non avere sul nostro territorio. Dice: ma quello è territorio americano. E in effetti no. Questo dimostra il nostro grado di servitù. Bene, poi c'è allora Ghedi, che è una base italiana, però praticamente viene gestita concordamente dagli italiani e dagli americani, dove gli americani ovviamente hanno il coltello dalla punta del manico. Attenti bene. In teoria, gli aerei che partono da Ghedi, per usare le testate nucleari, gli americani dovrebbero chiedere il permesso agli italiani. Allora, facilissimo, si va attraverso il Consiglio della NATO, in cui c'è anche l'Italia, dove gli americani autorizzano se stessi ad usare
E questo è il permesso, e questo è il permesso da parte dell'Italia. Ecco, questo è il permesso da parte dell'Italia. Ken Darby, allora Ken Darby, io me lo trovo a 10 km da casa mia ed è la più grande base logistica americana al di fuori degli Stati Uniti nel mondo. Tutte le armi che sono, hanno alimentato le guerre in Libia, in Iraq, in Afghanistan, in Siria, passano tutte quante da Camp Darby. C'è una nave al mese che arriva, si chiama Liberty e poi un altro nome, che Liberty scarica Passion. Armi, ecco, le imbarca altre armi e poi le porta in giro. Io non me ne accorgo, mi sveglio mucchietto di cenere, vabbè. Poi c'è Sigonella. Allora, da Sigonella partono tutti i droni per azioni militari. Quelli che stanno sorvegliando il teatro il Mar Nero, eccetera. Quelli là partono da Sigonella. Sigonella è territorio americano, come Camp Darby. Quindi abbiamo tre droni americani. Mi risulta che quando il Posimato faceva l'inchiesta su Gladio naturalmente era ben legato a Camp Darby. Quando è arrivato all'ingresso dice: ma tu chi sei? Sì, io sono il Posimato. Dice: no, sorry, this is American territory. Questo è territorio americano. Tu non qui si può entrare, non si può indagare, non si può fare niente. Nishimi c'è il MUOS. Allora, Nishimi è il punto focale delle azioni militari nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente. Perché da lì è il centro nevralgico in cui arrivano tutte le notizie dell'intelligence e vengono prese le decisioni su come fare, insomma, è il cervello di una qualunque guerra in questi teatri. Quindi queste cinque basi, sta tranquillo che sono già sotto la mira dei missili russi, non di Rubio, o cinesi, chissà. E così, caro Jeff, e noi Roberto, siamo in queste... Direi che abbiamo fatto un po' il quadro di cosa è la NATO e di come, di quando lo è diventata così come lo è adesso, per come la vediamo. Direi che ci potremmo fermare qui e magari rivedere un'altra volta per parlare delle varie basi che abbiamo qua nel nostro paese, perché non se ne sa un granché. Anytime, anywhere, anyhow. avevamo la volontà di fare anche un libro bianco qualche anno fa sulle basi americane, ma non ce l'abbiamo fatta, anche ci avrebbe aiutato anche Franco Cardini, fra l'altro. Però ecco, potremmo insieme a te fare un attimino un po' il punto la prossima volta su... Certamente, con grande piacere. Io, come sai, faccio parte, dato che hai parlato dei Cardini, di un movimento che si chiama No Guerra, No NATO, il cui il promotore Mario Tinucci, c'è una lunghissima lista di persone. Ti correggo, adesso ovviamente ci sono altre persone perché qualcuno se n'è andato, però il movimento No Guerra Non Nato è stato fra l'altro costituito a Roma, a casa del mio direttore di Casa del Sole TV, con Giulietto Chiesa, che è stato Giulietto, più di tutti lo ha promosso. Sì, Giulietto, che sai benissimo che lui nel 54 ha detto la terza guerra mondiale comincerà in Ucraina. Perfetto. Perché dietro tutto questo, secondo il mio parere, c'è un piano preordinato. Perché, ma lasciamo parte la guerra in Ucraina, che se no parliamo. Casomai un giorno, se mai ti interessa, ti dico come la vedo io. C'è un piano preordinato, assolutamente. Ma assolutamente, ma è tutto previsto, ma già dal 2002, quando sono state formate dei fortissimi legami tra i militari ucraini e la NATO. Pensa che gli ufficiali ucraini vanno alla scuola di guerra della NATO a Oberammergau e in Italia. E qui già dal 2002, pensa, è stato tutto preordinato, no? Questo non vi dubbio. È così, caro Jeff, godiamoci la vita fino a quando possiamo. Sì, cerchiamo di far andare le cose in modo diverso, ma come minimo cerchiamo di informare tutti quanti su ciò che succede. Assolutamente, una voce grazie nel deserto. Grazie per le tue risposte, Roberto, e ci vediamo la prossima volta. D'accordo, ciao Jeff, ciao carissimo.